Raccogliamo le eccedenze, diciamo, della campagna del Movimento Agricolo d'Italia, proprio di tutta Italia, e le distribuiamo a 12.000 famiglie. Prima non faceva fatica arrivare alla fine del mese, adesso è proprio alla fame. E qualcuno incontriamo, mi fa un po' impressione questa cosa, anche con i bambini. Non abbiamo da mangiare per i bimbi. Stasera Casa Famiglia Ludovico Pavoni è presente qui alla stazione Termini. Questi sono i nostri volontari che stanno distribuendo lì dietro, non li inquadriamo le persone, tanta gente che si mette in fila per mangiare, e quindi adesso gli stiamo dando prima dei vestiti, coperte, giacconi, eccetera. Qui abbiamo il camper medico che questa sera è presente. E lì tanti volontari che sono qui in fila e stiamo preparando per cominciare a distribuire il cibo. Casa Famiglia è sempre qui presente insieme alle Monsignori del Papa, e abbiamo tantissimo da dare questa sera. Purtroppo ho sentito anche Padre Claudio prima una notizia che probabilmente non ci vogliono più qui. Purtroppo speriamo che si risolva, perché i signori che prendono 300.000 euro di stipendio all'anno dicono che questi signori qui non hanno diritto a mangiare. Poi la vedremo, dobbiamo avere pazienza. E quindi ecco, siamo anche qui questa sera, speriamo che si risolva questa cosa, perché sarebbe triste, insomma, no? Buonasera a tutti. Questa è Casa Famiglia Ludovico Pavoni, lui è Fabio Palladino e tutti gli altri volontari, compreso Protezione Civile, che oggi ci hanno dato una mano a scaricare. Queste sono le vetture, le macchine pronte per caricare degli enti. E abbiamo non so quante casse, forse 1500 casse di mele, che già abbiamo cominciato a distribuire in questo modo. Ecco, questo è il cuore solidale di Casa Famiglia Ludovico Pavoni. E andiamo avanti forte così per aiutare gli ultimi. Buona giornata. Buongiorno a tutti, oggi 22 aprile, siamo qui in Casa Famiglia sotto la pioggia per aiutare gli ultimi. Tutte le Onlus adesso stanno venendo qui a caricare, le associazioni di volontariato caricheranno, ecco qui, tutti questi prodotti che sono tonnellate di prodotti che abbiamo scaricato, anche purtroppo senza muletto, perché a metà lavoro il muletto ci ha mollato, tutte scaricate a mano, anche sotto la pioggia. Noi continuiamo, anzi abbiamo incrementato il lavoro in questo momento, che ce n'è più bisogno di famiglie che hanno bisogno. Anche ci sono associazioni come Nonna Roma o Carlo, Associazione Santa Rita, e tutte queste che preparano centinaia di pacchi per le famiglie che più disagiate, insomma, no? Ed eccoci qui, questo è il cuore solidale di Casa Famiglia Ludovico Pavoni, e buona giornata, anche se piove, a tutti. Buongiorno a tutti, questo è il grande cuore solidale di Casa Famiglia Ludovico Pavoni. Oggi mercoledì fine aprile stiamo scaricando, queste sono tutte Onlus che la metà già hanno caricato. E questa è una bella realtà. Tutte queste eccedenze alimentari ci vengono donate e noi le distribuiamo a tutte le 114 Onlus che abbiamo iscritte, e vengono a caricare per le mense e poi danno da mangiare ai bisognosi. Lui è responsabile pro bono, sempre Massimo Federici, non ci molla mai. Poi abbiamo tutti i nostri volontari, si succederà per tutti. Però adesso va bene così, una bella giornata, sta uscendo anche il sole, e questa è Casa Famiglia Ludovico Pavoni e il cuore solidale. Buona giornata a tutti. Mettetevi dietro, no? Buonasera Padre Claudio, ecco qua, questi suoi volontari, Padre Claudio, sono indisciplinati, eh? Ecco, nessuno voleva fare il video qua. Ok. Buonasera. Ciao. Ciao Claudio. Tutto a posto,
Ok, abbiamo dato tutto, padre Claudio, e però loro se li dovremo riportare a casa, non sarà presi nessuno. Padre Claudio, tutti contenti sono rimasti. Anche lui, soprattutto lui. Ok, ciao, ciao, buonanotte, ciao. Un saluto a ciao, Clara. Ciao, ciao, ciao Clara. Ciao Clara. Ciao Claudio. C'è qualcuno? Ciao! Portate una cenetta! Au! C'è una donna e no? Buonasera! Buonasera! Allora signor, tu bei panini? Aspetti che vengo pure il latte. Ecco qua, una busta per una, perché pensate che sia per due, no? Sì, ecco qua. Il latte è buono, eh? Ma non c'è. Buonanotte, buonanotte, grazie. Vai. Ciao padre Claudio, abbiamo finito, 170 panini abbiamo dato. Grazie ancora, buonanotte e ringraziamo Dio. Ciao. Ciao. Tina, sono svegliato. Bella ciao, bella ciao, bella ciao, 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 una mattina mi sono svegliato e ho trovato l'invaso, partigiano, portami via. Bella ciao, bella ciao, bella ciao, 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 partigiano, portami via, sembra di morire, partigiano. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, 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 e questo è il fiore del partigiano, donna del mio cuore. Bella ciao, bella ciao. Padre Claudio, padre Claudio, per tutti noi, è per te. Ludovico Pavioni, oltre alle varie cose tra verdure, frutta e cose, qui abbiamo padre Claudio che gestisce tutta questo ben di Dio. Guardate che cosa è riuscito a trovare oggi tra centinaia di colombe e di uova di Pasqua. Lì dietro abbiamo la distribuzione del pane e sempre tante buste. E padre Claudio, ecco, questa è una bellissima. Fernando è responsabile del pane. Del pane, quindi gestisce anche le colombe. È responsabile del bar. Del bar, diciamo, di questo piccolo. Poi qui c'è Chico e Riccardo, che sono del grande movimento, questo grande movimento comunitario di solidarietà. Certo. E la cosa bella è che dovremmo dare a voi, oltre a queste 40 tonnellate di frutta, avremo, per non annoiarvi con la frutta, vorremmo dirvi la provvidenza che viene dalla protezione civile di Civitavecchia. Sì. È una cosa meravigliosa. Ecco, guarda, anche alle spalle ne abbiamo ancora, vedo dove ci giriamo, ci abbiamo cartoni pieni di uova, di Pasqua e di colombe di tutte le qualità. Lì ci abbiamo pane, questo è la parte, il reparto pane. E quindi padre Claudio, ogni questo giorno il pane, Fernando, ogni giorno sacchi e sacchi di pane, 150 famiglie, 150 se non sbaglio, che si mettono in fila tutte le sere. Qui c'è Aldo, un grande collaboratore, il primo nella casa famiglia. Dietro c'è Fausto, l'artista noi abbiamo qui alcuni dei grandi, tra i più grandi. E poi abbiamo c'è anche Bella, Violetta, che fa parte della comunità. Lei è la nostra mascotte. Bene, eccola, noi adesso la facciamo uscire. Questa solidarietà che è la conseguenza della comunità. Grazie padre Claudio, e andiamo avanti forte così anche nei momenti di grande difficoltà per le famiglie. E arriviamo a distribuire, anche siamo arrivati a Terracina con le nostre organizzazioni, alla Dispoli,
e poi diciamo insomma tutto il Lazio quasi, no? Più sempre i nostri carissimi, più nostri... sono altri senza tetto a cui va, i senza tetto sì, con Massimo Federici che tutte le sere fa 120 il responsabile qua, qui è responsabile del responsabile del movimento 100, del frutto e verdura 120, Fabio Palladino 121 associazioni le 121 siamo lui, arrivati Fabio, finito di prendermi Fabio, in giro no Fabio. No no non è così, non è, sarà responsabile ma è un pilastro, dai, è, okay. È lui che rompe a tutti 121 associazioni di venire a prendere questo bene bene padre, e allora, poi rompe in Emilia Romagna lui, per farsi portare i carichi di rocose, okay. Allora grazie a tutti e buonasera, sì, buon compleanno, grazie, ciao. Allora, eccoci qua con la Casa Famiglia Ludovico Pavoni, anche questo giovedì, per portare sollievo a tutti quei fratelli che non hanno la possibilità di poter avere un sostegno. Ecco, cominciamo dalla parte bassa della stazione Termini, con i nostri volontari. Stiamo cercando di salvare, perché di questo parliamo, di salvare delle vite che sono in difficoltà, delle persone che hanno sicuramente delle necessità e che passano spesso inosservati. Ecco, il messaggio della Casa Famiglia è proprio questo: non dimenticare gli ultimi, perché è proprio negli ultimi che noi troviamo Cristo, è proprio negli ultimi che noi troviamo la strada per la salvezza, ed è un messaggio per tutto il mondo. E per un messaggio per tutti. Anche questa sera siamo stati dei messaggeri per conto anche non virtuale, anche non autorizzato, ma sicuramente con la condivisione del cuore di tutte le associazioni che si impegnano per portare sollievo a chi ne ha bisogno. Noi facciamo un pezzo, un'altra associazione fa un pezzo, un'altra associazione fa un pezzo, tutti insieme per poter costruire un ponte d'amore verso il prossimo. Ecco, scusate l'interruzione, proprio adesso mentre stavamo andando via perché avevamo finito i nostri viveri, quello che abbiamo cercato di raccogliere in questa giornata, un ragazzo con lo scooter si è fermato, ci ha fermato e ha contribuito anche lui, una persona che noi non conosciamo ma con degli occhi dolcissimi, ci ha portato dei viveri da poter distribuire. Ed ecco i nostri ragazzi che si stanno, mi devo allontanare perché chiaramente non vogliono essere ripresi queste persone. Ecco qua, anche questa sera abbiamo finito, anche questa sera abbiamo portato, speriamo di aver portato un po' di sollievo a chi ne ha bisogno, ma sicuramente noi torniamo a casa nuovi, guarda la batteria, nuovi e sempre vivi nel Signore. Quindi un messaggio per tutto il mondo, per tutte le associazioni, cerchiamo di dare un messaggio a tutti, che insieme possiamo raggiungere degli obiettivi importanti, ma sempre e soltanto nel nome di Dio. Un grande abbraccio dai ragazzi della notte della Ludovico Pavoni.